Rabiot, non esagerare. Ciao la passione bianconera, bentornato in questo nuovo video. Non so se ti piace questo nuovo format che ho creato, ovviamente è diverso rispetto a quelli creati in precedenza. Ti invito ovviamente a farmi sapere, magari qui sotto nei commenti, se ti piace il vecchio format o preferisci quest'ultimo. Oggi andremo a parlare di quella che è stata, secondo me, assurda, onestamente, la richiesta del procuratore madre Véronique di Adrien Rabiot nei confronti della Juve, una cifra spropositata richiesta per il rinnovo del contratto. Adesso comunque ne parliamo. Prima di tutto ti invito come sempre ad iscriverti al canale, di attivare la campanella delle notifiche e farmi sapere, so come sempre, qui sotto nei commenti cosa ne pensi, ovviamente se la pensi uguale a me o in maniera totalmente diversa. Quindi oggi parliamo di questa assurda richiesta che Rabiot ha fatto nei confronti della Juve, è una richiesta di rinnovo, ok? Partiamo dal presupposto che Rabiot percepisce 7 milioni all'anno di stipendio, che non sono pochi, perché se torniamo indietro di qualche anno, non so, vi ricordo il Pipita, Gonzalo Higuaín, oppure vi ricordo per esempio Dybala. Ecco, se dovessimo paragonare la qualità di Dybala e Rabiot, è vero che hanno due ruoli totalmente diversi, ma insomma, ce ne passa di acqua sotto i ponti. Quindi, quella che è stata la richiesta della mamma di Rabiot è 10 milioni di euro. 10 milioni di euro a stagione per questo giocatore qui. Ne vale? Secondo me, no. Non ne vale zero, perché comunque è un giocatore buono. Non è un giocatore, è un top player, cioè parliamoci chiaro, cioè fino ad oggi Rabiot non ha fatto praticamente nulla. Io mi sono segnato alcune cose, infatti adesso le andiamo un attimo a vedere, tra cui per esempio Rabiot ha fatto ingresso nella Juventus, ve lo leggo, luglio 2019, vuol dire che sono passati praticamente quasi 3 anni, ok? In 3 anni che cosa ha fatto questo giocatore? La domanda la rivolgo a voi. Niente. A parte quest'ultimo scorcio e inizio di stagione, non ha fatto praticamente nulla. Non ha fatto praticamente nulla e secondo me non li vale. Ma non ne vale neanche 7, parliamoci chiaro. Quindi questa è un po' la richiesta che è stata fatta dalla mamma Véronique. E in compenso la Juve che cosa sta pensando? Sta pensando di accantonare questa richiesta, quindi non prenderla per niente in considerazione, e invece fare una controproposta alla Lazio per Milinkovic-Savic. Se non lo sai, ho fatto un video riguardo solo esclusivamente su questa trattativa, vattelo a vedere, magari te lo lascio qui in descrizione o più semplicemente ti inserisco adesso una scheda qui sopra il video. E quindi la trattativa è questa, quindi diciamo a parità di ingaggio. Onestamente io preferirei un Milinkovic-Savic piuttosto che un Adrien Rabiot, sicuramente con caratteristiche totalmente diverse, ma molto più forte. E anzi, secondo me le richieste di Milinkovic-Savic non arriverebbero neanche a 7 milioni. L'unica cosa, l'unico problema di Milinkovic-Savic è il cartellino dove la Juve ha già depositato un'offerta, quindi ve lo dico già, che di cui parliamo di 50 milioni di euro per il cartellino di Milinkovic-Savic. La Lazio, lo Tito in questo caso, ne richiede 100, ok? Si arriverà a una via di mezzo, 75-70? Non lo so, lo scopriremo nei prossimi giorni. Io ovviamente vi terrò sempre aggiornati su questa vicenda. E questo è un po' il discorso Rabiot. Cioè, alla fine, ad oggi, Rabiot secondo me è emerso, ma semplicemente perché la qualità della Juve in questi anni si è abbassata nettamente. Cioè, basta tornare indietro di 3-4 anni e abbiamo un centrocampo che è nettamente più alto di livello rispetto a quello che c'è attualmente, ok? Quindi secondo me oggi Rabiot è emerso perché altri giocatori che in teoria dovevano giocare titolari sono indisponibili perché infortunati. Infatti la mia preoccupazione sarà nel momento in cui tornerà Pogba, perché è un Pogba al 100%, Adrien Rabiot
cioè può fare tranquillamente già la panchina da adesso. Poi io spero di sbagliarmi, però insomma, secondo me questa è un po' la situazione. Il contratto di Rabiot scade il 30 giugno 2023. Vi dico anche quello che è attualmente il valore, lo potete cercare su transfermarket.it, ed è di 18 milioni di euro. Adrien Rabiot è stato pagato dalla Juve a luglio 2019 a 35 milioni. Il suo picco più alto l'ha raggiunto, ve lo dico subito, nel 2018 con 50 milioni di cartellino. Quindi già il valore di mercato di Rabiot è sceso, quindi anche qui è tutto dire. Signori, fatemi sapere come sempre nei commenti qual è la vostra opinione, cosa pensate un po' di questo giocatore, se secondo voi è giusto rinnovare, farle una provare quantomeno a fare una proposta a questo giocatore, altrimenti valigia in mano e ciao, arrivederci direttamente a giugno. Noi ovviamente ci vediamo con un altro video nelle prossime giornate, rimanete sintonizzati su questo canale, ciao e a presto!